Bentornati su Fair Play, 10 curiosità di Gloria Marinelli. Non c'è solo il calcio per Gloria. Fuori dal rettangolo verde ama giocare a tennis con suo padre Mauro, ex bomber e bandiera dell'Olimpia Agnonese. Gloria è fin da piccolissima attratta dallo sport a tutto tondo, tanto da praticare anche nuoto e pallavolo, trovando però definitivamente la scintilla dell'amore in un pallone da calcio. Sulla torta della prima comunione ha trovato un pallone da calcio, con cui ha deciso bene di palleggiarci fin dal primo momento. Quando ha iniziato a giocare a calcio, voleva assolutamente il numero 11 sulle spalle, ma ci fu un errore di stampa e si è così trovata ad indossare il numero 7. Viste le ottime prestazioni e i numerosi gol realizzati con quella maglia, non ha più voluto cambiarlo. Tra i suoi sogni più grandi ci sono aprire una palestra oppure organizzare eventi sportivi per ragazzini e ragazzine in Africa. Nella stagione 2018-2019 non solo vince il campionato di Serie B con l'Inter, ma vince anche il titolo di cannoniere della competizione, con 26 reti, 5 in più di Valentina Giacinti del Milan, bomber della Serie A della medesima stagione. Nella stagione 2021-2022, dopo essere andata a segno nelle prime tre gare di campionato, ha subito un periodo senza reti, è tornata a far gol direttamente alla 17esima giornata, non con un solo gol, ma con una doppietta. Guadagna il terzo posto agli europei di categoria con la nazionale azzurra Under 17 nel 2014. In questa competizione, nello specifico, segna la rete del 2-0 al 76esimo ai danni del Portogallo. Con questa selezione segnerà in totale 2 reti in 13 partite giocate. Non solo Euro Under 17, ma anche il Mondiale in Costa Rica, avvenuto il medesimo anno, si conclude con il terzo posto azzurro. Ovviamente nella selezione compare ancora Gloria Marinelli, che in questa occasione segna nel 2-2 contro il Ghana all'ottavo minuto, partita vinta ai rigori dalle azzurrine. Lei lo definisce come il gol più bello della sua carriera. La sua primissima squadra di calcio è stata l'Olimpia Agnonese, una squadra mista, fino a far innamorare di lei gli osservatori del Grifo Perugia, il suo primo club di calcio interamente femminile. È il 2012, lei ha solo 14 anni, ma tanto basta a farla esordire in Serie A femminile. Con il Grifo farà quasi 90 apparizioni e segnerà circa 30 gol nel periodo di tempo che va tra il 2012 e il 2016. Sapevate queste curiosità su Gloria? Diteci quali, se ne conoscete altre. Vi ricordiamo, attivate la campanellina e seguiteci sui social. Noi ci rivediamo, sempre qui, su Fair Play. Storie di calcio, storie di vita.